Un qualunque motore elettrico può essere visto come un generatore di coppia, cioè un dispositivo in grado di fornire quella coppia meccanica necessaria per mettere in rotazione il carico meccanico che è di nostro interesse. Quindi una delle informazioni fondamentali che noi cerchiamo di ricavare da un motore elettrico è la conoscenza appunto dell'andamento della coppia che lui è in grado di erogare al variare della velocità di rotazione del rotore. Questo andamento prende il nome di caratteristica meccanica. Quindi per noi la caratteristica meccanica è l'andamento della coppia meccanica al variare della velocità di rotazione del motore. La coppia meccanica può essere espressa come rapporto tra la potenza fornita e la velocità angolare del corpo, in questo caso del rotore del motore. La coppia viene misurata in newton per metro, la potenza è la potenza attiva espressa in watt, potenza attiva se parliamo di potenza di natura elettrica o comunque la potenza meccanica resa dal motore, e omega è la velocità angolare espressa in radianti al secondo, velocità angolare del rotore del motore. Nel caso in cui la velocità angolare venga espressa con il numero di giri n, giri al minuto, allora possiamo riscrivere l'espressione della coppia esprimendola in funzione del numero di giri al minuto, ricordandoci che omega, la velocità angolare, in questo caso è uguale a 2 pi greco, che sono i radianti corrispondenti a un angolo giro per il numero di giri che vengono compiuti in un minuto, diviso i 60 secondi che compongono il minuto. Quindi la coppia in questo caso la possiamo riscrivere come 60 pi fratto 2 pi greco n, facendo appunto comparire il numero di giri al minuto del rotore. Altre forme utili a volte per esprimere il valore della coppia è, ad esempio, se la potenza P invece di esprimerla in watt, la esprimiamo in kilowatt, come spesso viene indicata ad esempio nei cataloghi dei motori. In quel caso possiamo riscrivere la nostra espressione come 60 per 1000 diviso 2 pi greco per pi espresso in questo caso in kilowatt diviso n. Calcoliamo 60 per 1000, che è 60.000 diviso 2 pi greco, che è circa approssimato 6,28, troviamo un valore di 9.550, questo numero che moltiplicato per la potenza in kilowatt del motore diviso il numero di giri ci fornisce la coppia del motore stesso, una formula di utilità che a volte appunto torna comoda. Adesso, come vedete, nell'espressione della coppia compare la potenza. A seconda della scelta che viene fatta sulla potenza che viene inserita in questa formula, noi otterremo diversi valori di coppia per diverse appunto coppie caratteristiche del motore. Una delle coppie caratteristiche del motore spesso utilizzata è quella che viene chiamata la coppia trasmessa. La coppia trasmessa dal motore è
verifichiamo con CT e in questo caso abbiamo che al numeratore metteremo la potenza trasmessa dallo statore al rotore del motore attraverso il campo magnetico rotante diviso la velocità di rotazione dello stesso campo magnetico rotante, che è la velocità di sincronismo omega 0. Per determinare la potenza trasmessa possiamo procedere in vari modi, ad esempio con il bilancio energetico, partendo dall'ingresso, dall'alimentazione del motore, togliendo le perdite nello statore, oppure viceversa, partendo dalla potenza resa all'asse del motore e aggiungendoci le perdite per attrito, ventilazione nel rotore stesso e le perdite nel rame del rotore. Per determinarla con maggiore esattezza, diciamo, possiamo ricordare il circuito equivalente del motore, quindi il circuito equivalente, in particolare il circuito equivalente della parte di statore, e vedere quindi appunto di ricavare la potenza trasmessa. Come abbiamo detto, la potenza trasmessa è una potenza elettrica, cioè espressa visibile nel circuito equivalente sotto forma di potenza attiva elettrica, e quindi è rappresentata dalla potenza che viene complessivamente assorbita dalle resistenze nel rotore, che sono i due componenti resistivi, quindi i due componenti responsabili della potenza attiva assorbita. Quindi, se andiamo, trasformiamo per semplicità il nostro circuito equivalente, facciamone intanto una copia in modo da A questo punto possiamo trasformare il nostro circuito equivalente calcolando la serie delle due resistenze, facendola diventare un'unica resistenza. In questo caso il circuito equivalente diventa questo, e la resistenza, l'equivalente meccanico più la resistenza degli avvolgimenti, prende il valore R2 fratto S, che non è altro che la somma di R2 e di R2 per 1 meno S fratto S, che rappresenta l'equivalente meccanico del carico. Quindi nel nostro circuito equivalente, che rappresenta un'unica fase del motore, abbiamo che la potenza dissipata dalla R2 fratto S risulta essere un terzo della potenza trasmessa totale, che è dato quindi dalla somma delle tre potenze per ognuna delle fasi. Quindi noi avremo che la potenza trasmessa è 3 volte la potenza dissipata dalla resistenza R2 fratto S per quindi la I2 al quadrato. Quindi, se andiamo a sostituire adesso questa nell'espressione della coppia, quindi se andiamo a sostituire in questa, otteniamo che avremo CT uguale a 3 volte
R2, il 2 quadro fratto S omega 0. Adesso qua a numeratore vediamo anche che compare un termine a noi familiare. 3R2 per i 2 al quadrato rappresenta le perdite nel rame di rotore delle tre fasi del nostro motore asincrono, appunto, e quindi qua possiamo anche scrivere che è uguale a PJ2 fratto S omega 0. E questa risulta essere l'espressione della coppia trasmessa. È utile vedere come questa espressione della coppia trasmessa dipende dai valori dei parametri del circuito equivalente del motore. Per fare questo, possiamo continuare nella nostra operazione, appunto, di analisi del circuito, andando a osservare il circuito equivalente di statore complessivo. Il circuito equivalente di statore complessivo è questo, lo portiamo qui e andiamo adesso a vedere quindi le relazioni che esistono fra le grandezze. Allora, abbiamo scritto che la coppia trasmessa, quella che a noi interessa, è uguale a PJ2 fratto S omega 0. Quindi andiamo a ricavare le PJ2 nel circuito equivalente. Nel circuito equivalente che stiamo esaminando, cioè quello del riportato allo statore, abbiamo che le perdite nel rame di statore sono rappresentate dalle perdite nella R2, quindi sulla R2', cioè la resistenza degli avvolgimenti rotorici riportata allo statore, noi abbiamo condensate le perdite nel rame. Ricordandoci ovviamente che il circuito è relativo a una singola fase, noi abbiamo che complessivamente le PJ2 sarà dato da 3 volte il valore di R2' per la corrente di reazione di statore elevata al quadrato. In questo circuito equivalente semplificato, ricordiamoci che è semplificato perché gli elementi trasversali sono stati riportati in testa al circuito equivalente, quindi si suppone che la tensione indotta sullo statore sia uguale alla tensione di alimentazione V1F. Ovviamente questa è un'approssimazione che ci consente un'analisi più semplice, ma che comporta degli ovvi errori dovuti a questa approssimazione. Comunque andiamo avanti utilizzandola per determinare la corrente di reazione di statore, la I2'. La corrente di reazione di statore è facilmente ricavabile se notiamo che qua abbiamo tanti elementi in serie, quindi possiamo esprimere nostra impedenza complessiva data dalla somma delle componenti reali di sono R1 più R2' più R2' per 1 meno S fratto S più J, la somma delle componenti reattive che è x1d più x2d'. Questa la possiamo ancora semplificare ricordandoci che R2' più R2' per 1 meno S fratto S non è altro che R2' fratto S
quindi questa è la parte reale, più jx1 di più x2 di primo. A questo punto abbiamo l'impedenza di tutta la serie del nostro circuito equivalente, e quindi da questa possiamo ricavare la corrente di reazione di statore, la I2', come applicando la legge di Ohm, calcoliamone solo il modulo, ovviamente quello che ci interessa, dato da V1F, la tensione ai capi della serie, quella di alimentazione con la semplificazione che abbiamo operato, diviso il modulo di Z, quindi modulo di Z che non è altro la radice quadrata della somma dei quadrati di parte reale più parte immaginaria, quindi R1 più R2' fratto S al quadrato, più il quadrato della parte immaginaria x1 di più x2 di primo al quadrato, tutto sotto radice, e abbiamo l'espressione della corrente di reazione. A questo punto andiamo a inserire il valore ricavato appunto da questa I2', quindi questa espressione la andiamo a inserire nell'espressione della coppia, tenendo conto appunto che la PG2 metteremo qui dentro, e quindi al termine delle operazioni di sostituzione abbiamo che la coppia trasmessa risulta essere uguale quindi a 3 volte, riscriviamola per intero così non rischiamo di dimenticarne dei pezzi. Abbiamo PG2, 3 volte R2' diviso per I2' al quadrato diviso S per omega 0. Quindi andiamo a sostituire i valori che abbiamo ricavato. Quindi abbiamo 3 R2' che moltiplica I2' al quadrato, quindi I2' è questa espressione, quindi se la eleviamo al quadrato abbiamo il numeratore V1F al quadrato diviso, abbiamo ancora S omega 0 che moltiplica questa radice quadrata elevata al quadrato, quindi scompare la radice quadrata, ci rimangono i termini, la somma dei quadrati di R1 più R2' fratto S al quadrato. Qua una volta la S l'ho scritta in stampato maiuscolo, una volta in minuscolo, comunque è la stessa S ovviamente allo scorrimento, più x1 di più x2 di primo ancora al quadrato, e chiudiamo la parentesi quadra. Questa relazione può essere ulteriormente semplificata se ricordiamo che la tensione di fase che compare nell'espressione V1F è legata alla tensione concatenata di alimentazione dalla relazione che V1F è uguale alla V1 diviso la radice di 3, quindi elevata al quadrato compare sarebbe V1 al quadrato diviso la radice di 3, elevata al quadrato diventa 3, il 3 che compare qui al denominatore si semplifica col 3 che moltiplica qua a numeratore, e quindi possiamo riscrivere in modo definitivo, diciamo, la nostra espressione con questa, no, abbiamo detto che passiamo alla concatenata, quindi V1 al quadrato diviso S scorrimento per la velocità angolare del campo magnetico rotante, la velocità di sincronismo omega 0 per
R1 più R2' diviso S al quadrato più X1D più X2D' al quadrato.